Ciao amici, oggi andremo a preparare un contorno sfizioso, proprio sfizioso sfizioso. Allora, siccome mi sono rimaste delle patate bollite, andrò a fare delle patate sabbiate, ma di una squisitezza incredibile. Prima di andare avanti, chiaramente vi chiedo di mettere un bel like per far crescere il mio canale di YouTube, e se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriva la notifica quando io inserirò nuovi video. Comunque, andiamo avanti con questa ricetta, con questo contorno di patate sabbiate sfizioso. Let's go! Ingredienti per queste patate sfiziose sono: qua ho due patate bollite, due spicchi d'aglio, del pan grattato, del burro, della paprika dolce, del rosmarino e dell'olio d'oliva. Quindi andiamo a questa preparazione. Nella padella mettiamo un pezzo di burro, dell'olio d'oliva. Prendiamo l'aglio, gli diamo una bella schiacciata, prendiamo un rametto di rosmarino, speliamo le patate. Fatelo questo contorno perché è proprio sfizioso veramente. Poi le patate le tagliamo a metà. A tocchi così. Guardate. Mettiamo in padella. Mettiamo anche un altro goccio d'olio. Mentre le patate cucinano, ci prepariamo il pan grattato alla paprika. Quindi prendiamo il pan grattato, due cucchiai e mezzo, un cucchiaino di paprika dolce, massimo un altro po', e misceliamo. C'è un profumo proprio favoloso. E facciamo un po' rosolare da una parte, poi li giriamo con due cucchiai in modo da non rovinare le patate. Stanno assumendo un bel colore. Guardate che bel colore dorato che stanno assumendo. Le saliamo perché prima non le abbiamo salate.
guardate che bel colore. Ecco, adesso è venuto il momento di aggiungere il pan grattato. Un altro po' di pan grattato. Ed ecco qua pronte le nostre patate sabbiate alla paprika. Adesso le impietiamo. Ed ecco qua le patate sabbiate alla paprika dolce. Sono proprio una favola, guardate un po'. Eccole qua, guardate un po'. Sono una favola. Le mangerei a quintali. Fatele, vi consiglio proprio di farle. E secondo me non abbandonerete più questa ricetta. Ha un profumo di aglio, rosmarino e di paprika. Quindi, se vi piace il video mettete un bel like, così aiutate il mio canale a crescere. E se non siete iscritti iscrivetevi. Attivate la campanellina così ogni volta che io inserirò un video nuovo avrete la notifica. E dall'Austria, bis bald, tschüss!